Sindaco, 228esima edizione, numero pari porta fortuna. Speriamo, speriamo, sì, 228esima edizione sono tante, però sicuramente è un orgoglio poter rappresentare una città, una comunità, un ente che ad oggi, con tutte quelle che sono stati i periodi che hanno trascorso le amministrazioni pubbliche, riesce ancora a mettere quella forza, quella passione, oltre che le risorse per organizzare un evento di questa rilevanza, di questa importanza, che penso sia un evento di tutto il territorio. Quali sono le novità più importanti di questa edizione? Quest'anno diciamo, stiamo lavorando da un paio d'anni per cercare di far la nostra, trasportare la nostra fiera nel futuro, in quello che è un modo nuovo, cioè una fiera sensoriale, una fiera che può essere vissuta, annusata, toccata, vista, assaggiata, quindi tutti i sensi saranno toccati, quindi avremo una zona mescita, quindi dove poter anche degustare, avremo una zona cooking show dove poter vedere come i nostri prodotti vengono lavorati e vengono cucinati, avremo delle zone dove poter vedere le ultime innovazioni in ambito agricolo zootecnico e soprattutto avremo dei capi, che questa più che una novità è una piacevole conferma, che come si è detto sono i campioni d'Europa della razza frisona. Dal punto di vista social, novità? Beh, quest'anno per la prima volta avremo dirette streaming per 2 giorni e ringrazio Lodi Fanfulla TV che ci concede lo spazio e il piacere e l'onore di poter trasmettere la nostra fiera sui suoi canali social, Facebook. Ringrazio Lodi Notizie anche per l'aggiornamento del sito, un sito nuovo, innovativo, interattivo, nei quali potete trovare tutte le informazioni, www.fieradicodogno.com, tutte le informazioni per gli eventi anche collaterali, oltre alla 2 giorni di esposizione, poiché la fiera a Codogno dura da sabato prossimo fino al 25, domenica 25 novembre, con lo storico Fierone. E poi, permettetemi anche una novità, quest'anno abbiamo il latte, Fiera di Codogno. Questo vuole essere un incentivo, vuole essere un lancio di innanzitutto di un concetto, cioè di una filiera non corta ma cortissima, direi a chilometri meno uno, poiché il prodotto è viene da Codogno, imbottigliato nel territorio lodigiano, quindi da quando era erba a quando è prodotto è tutto lodigiano. Ultima domanda, visto e considerato anche il latte lodigiano, la qualità delle vacche quest'anno è strepitosa. Beh, quella da sempre, diciamo, Codogno esprime grosse qualità e grosse attrattive per i 150 capi che quest'anno saranno nei nostri stand positivi. Sold out, quindi vi aspettiamo. 228esima edizione da Neo Papà, grandissima soddisfazione. Doppia. Sì, infatti molto probabilmente abbiamo preso l'occasione di avere questo latte di Codogno e sicuramente lo porterò a casa per la mia piccolina. E comunque, al di là delle battute, è una grossa novità per noi, più che altro perché abbiamo esaltato quello che è il marchio Fiera registrato l'anno scorso e abbiamo utilizzato il marchio per far conoscere la nostra città, in particolare la Fiera di Codogno. Qual è stata la cosa più difficile da organizzare? La difficoltà è sempre quella di organizzare una macchina di questo calibro, oserei dire. Ma in più in generale, comunque sta andando per il meglio, speriamo che appunto settimana prossima, il 20-21, ci sarà una grossa affluenza e speriamo che piaccia anche quest'anno la fiera, soprattutto per lo sforzo che è stato fatto dagli uffici e dall'amministrazione in questo periodo poi, soprattutto. Dal punto di vista social e della comunicazione è stata difficile, ma è un ottimo risultato. Nulla è difficile se siamo affiancati da persone competenti come Stefano Massaro, che ci ha affiancato appunto per organizzare tutta la parte relativa all'immagine, e ringrazio appunto Lodi Notizie per aver collaborato con noi e anche Lodi Fanfulla TV.